19 luglio 2021, Salone dei Lampadari, primo incontro, Museo del Mare, il sogno diventa realtà, tavolo di lavoro tecnico-politico per la messa a punto dell'iter verso San Giorgio, dell'iter progettuale per la realizzazione del Museo del Mare di Zaha Hadid. Quindi fra poco inizierà la conferenza stampa, vedete qui il Salone dei Lampadari, il sindaco lo intravediamo. Quindi tutto pronto per questa conferenza stampa. Sindaco Giuseppe Falcomatà, consigliere Francesco Gangemi, Vincenzo Pilardo, quelli che riconosciamo attraverso le mascherine. Non punto luce. Se volete anche di qua. Aspetta, c'è più spazio, la dai, Mario, sennò non andiamo. Lei deve considerare le esigenze di tutti colleghi. Abbiamo un punto. Abbiamo visto che non entrano mossi. Un attimino, che siamo tutti pronti, così nessuno rimane. Possiamo fare? Un attimino solo. Chiede ai colleghi Gabriele ok, la RAI ok. È stato promosso il dottor Federico. No, perché ormai sono approdato una volta alla RAI. Abbiamo sempre. Ci siamo tutti. Ci sei tu? Sì, sì, sì. Chi fa la domanda? Sindaco, si fa il punto della situazione per il waterfront, manca davvero molto poco per questo l'avvio di questo Museo del Mare. Sì, ci siamo, nei prossimi giorni avremo concretamente l'invio del finanziamento e l'erogazione delle risorse da parte del Ministero e quindi piano piano davvero il sogno inizia a diventare realtà. Quello che vogliamo fare con questi tre giorni di coinvolgimento del gruppo di lavoro, degli architetti in questo tavolo tecnico-politico è avviare una discussione per fare il punto sulla situazione, ma anche per dare un'anima al Museo del Mare. Dobbiamo renderci conto e convincerci del fatto che questa non è soltanto una grandissima opera dal punto di vista architettonico e urbanistico, ma deve essere riempita di contenuti. E questo deve essere fatto contestualmente all'avvio delle procedure della gara d'appalto, perché non possiamo permetterci di arrivare alla conclusione dei lavori e magari avere un involucro vuoto. Questo naturalmente non ce lo possiamo permettere, non lo vogliamo fare. All'interno del Museo del Mare, come sapete, ci sarà una mostra permanente, una mostra itinerante, ci saranno punti ristoro, una sala convegni, l'idea di realizzare anche un acquario, insomma un luogo, un ulteriore punto di incontro con la città e un museo che racconti la storia e il rapporto di questa città con il suo mare sotto tutti i punti di vista. Questi tre giorni hanno questo significato, sarà un tavolo tecnico-politico anche per ciò che concerne le procedure relative ai pagamenti, gli stralci dei pagamenti e quant'altro, dopodiché è del tutto evidente che è il preludio a una fase di condivisione e di concertazione con la città. Quindi è il punto di partenza per poi incontrare le associazioni, le consulte, i comitati, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e abbracciare un percorso che deve davvero già in questa fase di realizzazione dell'opera far sentire il Museo del Mare di Zaha Hadid come un bene comune, come qualcosa che appartenga a tutti noi e della quale tutti si possano sentire protagonisti già dalla fase iniziale e già dalla fase embrionale. Sì.
visione, l'idea di averla però non è tanto piaciuta agli animalisti, che cosa, qual è il pensiero, il suo pensiero? Io credo che su queste cose, come su tutte le attività che riguardano lo sviluppo della città e anche quelle che sono le novità nella nostra città, non si può avere uno approccio squisitamente ideologico. Vanno valutate nel concreto e vanno affrontate nel merito delle questioni. È chiaro che l'idea poi dovrà essere verificata sia sotto il punto di vista della sostenibilità ambientale sia sotto il punto di vista della sostenibilità economica. Proprio per questo uno dei punti chiave di questi tre giorni sarà anche discutere del modello di gestione del Museo del Mare. È chiaro ed è evidente che il comune da solo con i propri dipendenti non può gestire una struttura così grande, una struttura produttiva, una struttura in qualche modo dalle diverse sfaccettature nel suo utilizzo. Si ha già un'idea dei tempi di realizzazione del Museo del Mare? Questo lo vedremo e magari lo diranno meglio, molto meglio di me gli architetti, perché sono cose tecniche. E aggiungo che da un punto di vista scaramantico meglio non dare dei termini, perché poi possono esserci degli imprevisti che ad oggi noi non conosciamo e che purtroppo conosciamo molto bene per quello che è avvenuto in altre opere pubbliche della nostra città. Penso alle interdittive, penso alle lungaggini nelle conferenze dei servizi, penso ai pareri che fanno passare spesso diverse settimane. Quindi oggi non è un momento per dare i tempi, ma è un momento per consentire di rispettare i tempi che poi sono previsti dalle normative e dal codice degli appalti. Grazie. Bene, inizia adesso la conferenza stampa. Allora, relazionano il sindaco, l'assessore Giovanni Muraca e poi due tecnici che non conosciamo, l'architetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Diamo inizio a questa conferenza stampa che, come avrete, sì, il microfono. Ciao. Sì, bravo. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti nuovamente, siamo anche in diretta su YouTube, quindi penso che ci sentano. Diamo inizio a questa conferenza stampa che, come avrete compreso, si tratta appunto dell'avvio sostanziale dei lavori di questo tavolo tecnico-politico, questo workshop di approfondimento è stato definito per naturalmente gli addetti ai lavori per la realizzazione, l'iter progettuale di realizzazione del Museo del Mare di Zalit. Allora, al tavolo vedete il sindaco Falco Matà, al quale cederò subito la parola, l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca e gli architetti Giovanni Artuso e Filippo Innocenti, che rappresentano il gruppo di progettazione, il gruppo di lavoro che fino ad oggi si è occupato della progettazione per lo studio di Zalit Architects. E Artuso Architetti, spero di non sbagliare lo studio di progettazione Artuso Architetti di Reggio Calabria. Quindi darei subito la parola al sindaco per introdurre alcuni aspetti, poi ascolteremo l'assessore Muraca e i due architetti per la parte tecnica. Grazie, buongiorno a tutti, io mi scuso con la stampa e con i presenti per il ritardo con cui iniziamo questi tre giorni di lavoro, in particolare questa conferenza stampa, però al netto del ritardo questo è un momento molto importante per la nostra città, perché è un ulteriore passo in avanti nella realizzazione, lo vedete anche dal titolo della locandina, di quello che ad oggi è un sogno, ma un sogno che passo dopo passo, step burocratico dopo step burocratico, sta iniziando a prendere forma. E naturalmente noi vogliamo che tutti i passi, fin dall'attività embrionale, fin dai primissimi momenti, vengano condivisi con la città. Prima di avviare una interlocuzione, una discussione, un dibattito con la città e con le forze attive e produttive della stessa, però insieme agli architetti Artuso Innocenti, insieme
al nostro ufficio tecnico, insieme alla Giunta, all'assessore Muraca, abbiamo ritenuto fondamentale e imprescindibile fare un punto tecnico-politico per verificare lo stato dell'arte delle procedure, ma soprattutto individuare bene i passaggi successivi e verificare chi deve fare cosa, per consentire che i passaggi che poi noi andremo a affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non, diciamo, abbiano quelle, non debbano affrontare spesso quelle lungaggini burocratiche che poi ritardano l'avvio, l'iter o la realizzazione di un'opera pubblica, di un'infrastruttura strategica sotto tanti punti di vista, come lo è il Museo del Mare. Perché fare questa 3 giorni e perché farla oggi? E concludo. Fare questa 3 giorni per un semplice motivo. Il Museo del Mare non è soltanto una opera d'arte, mi verrebbe da definirla, e quindi di pregio urbanistico e architettonico. Non è solo questo. Questa 3 giorni vuole fare capire che il Museo del Mare deve avere un'anima, ovvero dentro il Museo del Mare già da adesso bisognerà individuare quelle che sono le attività da realizzare, quelle che sono cioè gli elementi di attrazione e di attrattiva da realizzare al suo interno. Sapete benissimo che l'idea diciamo di fondo è quella di rendere questo Museo del Mare un elemento di dialogo, di continuità, di raccordo rispetto a tutte quelle che sono le attività relative al mare. Quindi un Museo del Mare, perché all'interno verrà l'idea è quella di prevedere una mostra permanente, una mostra itinerante, oltre naturalmente alle strutture ricettive, ai punti ristoro, una sala per iniziative, per congressi, anche quello che abbiamo già detto, l'opportunità di realizzare anche un acquario. Ecco, tutte queste cose noi inizieremo a discuterle sotto un profilo anche tecnico in questi 3 giorni, ma ovviamente una struttura e una gestione come quella che sarà relativa al Museo del Mare, evidentemente avendo un impatto economico, non può essere gestita esclusivamente dagli uffici comunali e dal Comune di Reggio Calabria. Un'altra delle riflessioni infatti sarà relativa proprio alla modalità di gestione e quindi alla scelta di come gestire le attività che saranno realizzate all'interno. Questa fase poi è il preludio a un dibattito, a una discussione, a un confronto, a un dialogo con le altre forze della città, con le energie attive e positive, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, con le nostre consulte comunali, con l'università, con il museo della nostra città che già sarà presente in questi 3 giorni, insomma l'idea di condividere ogni passo relativo a quest'opera. Perché? Perché noi vogliamo che già da adesso i reggini la possano sentire propria, già da adesso rappresenti un bene comune, già da adesso possa rappresentare un luogo del cuore, già non nella sua fase di realizzazione ma nella sua propria fase di progettazione, atteso che siamo esattamente in questo. Ultima cosa, la facciamo oggi perché dal Ministero abbiamo notizie, poi magari lo dirà meglio l'assessore Murata, che il Ministero è prossimo a erogare il finanziamento per partire con le attività. Quindi dalla volontà politica, dall'inserimento di quest'opera all'interno delle 14 opere pubbliche strategiche come fattori di attrattori turistico-culturali, adesso passiamo anche in questo caso, anche sotto questo punto di vista, a una fase esecutiva. Quindi non soltanto una manifestazione di intenti, non soltanto una volontà politica, non soltanto l'inserimento all'interno di un elenco di 14 opere, ma concretamente siamo alla fase
di erogazione del finanziamento. Questo è quanto, grazie e buon lavoro, perché saranno 3 giorni intensi per tutti. Grazie Sindaco, naturalmente saluto e ringrazio anche tutti gli altri assessori che sono qui presenti, consiglieri comunali, presidenti di commissione, consiglieri delegati, nonché responsabili del settore dei lavori pubblici che sono qui presenti con il dirigente Beatino e il RUP, gli altri dirigenti dell'amministrazione che sono pronti ovviamente a iniziare i lavori subito dopo questa conferenza stampa, quindi come vedete fermo nei preparativi per questo tavolo di lavoro. Darei adesso la parola agli architetti Artuso e Innocenti, appunto per illustrare quelli che saranno, diciamo, in maniera sintetica i contenuti di questi 3 giorni. Come detto, saranno 5 le sessioni di lavoro a sua volta, ognuna di queste suddivise in più tranche, saranno affrontati tutti gli aspetti relativi alla progettazione e poi ci sarà un ultimo appuntamento, questo ve lo potete segnare, ma è già nell'invito che abbiamo trasmesso, mercoledì, quindi dopodomani alle ore 11:30, al termine di questi 72 ore intense di lavori, ci rivedremo con la stampa appunto per illustrare gli esiti di questo tavolo, tutto quello che è venuto fuori, i dettagli e i contenuti che sono stati affrontati. Prego allora architetto Artuso. Sì, buongiorno a tutti. Io brevemente cercherò di motivare la convocazione di questo workshop di 3 giorni. È un'esigenza che viene fuori da una serie di riflessioni che abbiamo fatto insieme allo studio di Zahid per l'attualizzazione del progetto. Come voi tutti sapete, il progetto del museo già esiste da anni, ormai lo conosciamo, è altresì vero che adesso va attualizzato, va quindi intrapreso un percorso che ci deve portare ai fini della possibile realizzazione dell'opera, affinché appunto il sogno si trasformi in realtà e non resti un sogno, a una serie di percorsi propedeutici poi a poter affrontare in modo sistemico, in modo convinto la progettazione. E la progettazione di un museo è qualcosa di veramente complesso, è un'opera che si presta a tantissime interpretazioni progettuali, a tantissime interpretazioni culturali, a tantissime interpretazioni gestionali. Quello che noi cercheremo in questi 3 giorni è di mettere a punto una serie di percorsi da avviare, da portare a compimento, che ci permettano appunto di iniziare questa fase di progettazione, di riattualizzazione del progetto e di cominciare a esaminare con attenzione alcuni aspetti che il progetto stesso prevede. Mi riferisco in particolare alla progettazione dell'acquario, che come voi sapete è previsto all'interno del museo. A tal fine ci affiancheremo della collaborazione del direttore generale del Museo di Genova e del presidente di Cost Equipment che cura la gestione e del Museo di Genova e dei musei più importanti d'Europa. Saranno tra i protagonisti di questi 3 giorni di lavoro, ci avvaleremo della collaborazione e dell'ascolto di altre realtà importanti, tra cui Rina Consulting, per tutti quelli che sono gli aspetti di management. Loro vengono fuori in questo momento dalla progettazione, dalla direzione lavori e soprattutto dall'esecuzione del ponte di Genova, che come tutti sappiamo è stata un po' un fiore all'occhiello della nostra nazione, un'opera importante che è stata fatta in un anno. Loro hanno avuto proprio la cura del management, quindi della gestione di tutte le fasi, dalla progettazione all'esecuzione, e in tempi veramente incredibili sono arrivati alla realizzazione. Quindi ci avvarremo anche della loro collaborazione, ci avvarremo della collaborazione di ETT Solution, che è una società specializzata a livello europeo negli allestimenti museali e quant'altro. Ovviamente ascolteremo in questa prima fase soltanto, credo, il direttore del Museo Archeologico di Reggio, e ci riproponiamo nei successivi step di sentire anche altre autorevoli voci in
in merito, affinché tutti ci facciano capire dove vogliamo andare e come vogliamo appunto realizzare il progetto. Io adesso cedo la parola ad Architetti Innocenti, che è l'anima di questo progetto, perché fin dal concorso internazionale che fu bandito nel 2007 ha curato con grandissima passione l'attività progettuale, l'attività di concorso prima, l'attività progettuale dopo, a maggior ragione dopo la perdita dell'architetto Zahedid. Come dire, credo che lui abbia un po' di peso morale su questa cosa, un carico morale, perché sappiamo che l'architetto Zahedid ci teneva tantissimo alla realizzazione di questa sua opera sul Mediterraneo. E niente, quindi immagino che ci sarà tanto da lavorare. È una sfida difficile sicuramente, una sfida impegnativa per tutti, però noi siamo ottimisti. Se si crea, come finora si è creato, una sinergia importante, probabilmente riusciremo un giorno a vedere questa straordinaria opera. Architetto Innocenti, sì. Vuole aggiungere qualcosa? Sì. Buongiorno a tutti e grazie per questa bellissima occasione, grazie al sindaco Falco Mattà, grazie a Gianni Artuso per l'introduzione. Io non potrei essere più felice di oggi trovarmi qui di nuovo con l'opportunità di ripartire con questi lavori di progettazione per un'opera in cui noi abbiamo sempre creduto. E voglio sottolineare che il progetto è, lo stavo riguardando proprio in questi giorni, è bellissimo, è un delicatissimo intervento di bilanciamento fra aspetti funzionali e aspetti chiaramente economici. Abbiamo fatto di tutto per rendere la struttura il più aderente possibile a quanto è strettamente necessario, ma quello che forse non tutti sanno è che questo non sarà un museo, sarà un centro delle culture del Mediterraneo, perché è in realtà un elemento architettonico e culturale che si compone di una serie di elementi, che sono l'esposizione permanente e l'esposizione temporanea, che noi abbiamo bilanciato in modo da rendere perfettamente efficace, che quindi con l'esposizione permanente conterrà all'interno del museo un prezioso tesoro, come dire, a rappresentanza della città e del suo aspetto culturale, ma con l'esposizione temporanea si rinnoverà almeno 3 volte all'anno con una serie di mostre che serviranno ad attrarre attenzione e a inserire quest'opera all'interno di un network culturale internazionale. E poi si compone della parte dell'acquario, a cui sarà delegata un'ulteriore caratteristica di attrazione, soprattutto nei confronti dei più giovani, dei bambini e di varie fasce di interesse al di là della città, e di un auditorium specializzato che noi abbiamo reso il più flessibile possibile, in modo che possa ospitare non solo conferenze, cicli di conferenze legati alle esposizioni temporanee, ma anche musica, spettacoli, atelier di danza durante tutta la settimana, e fino anche a presentazioni commerciali, e essere uno spazio aperto in cui si possano organizzare spazi e presentazioni commerciali tipo fiera tutti i giorni. Insieme a questo ci sarà un bookshop, ci saranno quelle parti del progetto che serviranno a mantenere, a finanziare giorno per giorno l'opera in se stesso, il proseguimento dell'opera. Ci sarà un bellissimo bookshop, ci saranno mediateche, spazi educativi, ci sarà una caffetteria fantastica che si affaccia direttamente sul mare e un ristorante specializzato che si affaccia sulla parte del porto. L'insieme di tutte queste caratteristiche dovrà rendere quest'opera estremamente attraente, estremamente vitale. Ma chiaramente, proprio per tutte queste componenti, l'opera degli architetti si ferma ad un certo punto. E come giustamente ricordava il sindaco, il motore per il funzionamento di quest'opera dovrà essere di tipo gestionale, operativo e culturale. E quindi richiederà a quel punto l'attenzione di tutta la città, offrendo una bellissima opportunità per tutta la città di partecipare direttamente al funzionamento di questo centro delle culture del Mediterraneo come una incredibile
possibilità di attrattiva anche turistica e con la sua ricaduta positiva su tutta la città. Grazie, grazie a tutti gli altri docenti. L'ultimo intervento da parte l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Morante, peraltro è stato chiamato in causa dal sindaco rispetto a quello che è l'iter attuale rispetto al finanziamento di cui si parlava, di cui parlava il sindaco nell'intervento introduttivo. Prego, assessore. Sì, io intanto volevo veramente ringraziare di cuore i due studi, Zanid e Artuso, perché hanno già dimostrato non solo una grande capacità organizzativa e tecnica, ma una voglia smisurata di mettersi al lavoro e di iniziare questa procedura. Già noi abbiamo una chat ad hoc che proprio è come dire nel Museo del Mare con il nostro ufficio tecnico, il dirigente Beatino e il RUP Pino Melchini, che ringrazio soprattutto loro per il lavoro che stanno svolgendo fino ad oggi. E c'è già proprio, come diceva il sindaco, non deve essere una semplice opera, deve avere un'anima. Già si vede nei comportamenti dei nostri dipendenti, di questi due tecnici che ci stanno dando una grande mano, e che si vede che hanno voglia di metterci del loro, non solo nel lavoro, è altro questo. Noi siamo pronti a raccogliere questa grande sfida, il settore dei lavori pubblici. Il sindaco sta modificando la struttura organizzativa dell'ente proprio anche per creare una struttura che segui queste grandi opere come questa. E noi abbiamo avuto questa bellissima notizia venerdì, che per chi non è addetto ai lavori può significare nulla, cioè ci è stato chiesto dal Ministero di generare il CUP. Ora dice, che cos'è il CUP? Il CUP, che è il codice unico di progetto, è il vero primo passo per la realizzazione dell'opera. Chi qua è un tecnico sicuramente lo saprà meglio di me. Perciò la notizia subito data al sindaco e ai tecnici, questo vuol dire che è imminente la realizzazione del decreto di finanziamento dell'opera, e questo è il motivo per cui ci è stato chiesto il CUP, e da qui finalmente nasce il grande sogno. Noi speriamo e cercheremo di essere all'altezza di quest'opera, perché la città lo merita, e porteremo avanti l'indirizzo politico dell'amministrazione Falcomatà, che è quello di avvicinare la città al mare. Dopo la realizzazione del waterfront, il parco lineare sud, dei collegamenti col Museo del Mare, veramente si chiuderà questo grande sogno che è portare Reggio sul mare. Grazie. Ecco così Giovanni Murata. Grazie assessore Murata. Non so se ci sono delle domande. Sì, il primo Alfonso Naso, Gazzetta del Sud. Se io non ricordo male, il progetto è di 14 anni fa, giusto, che aveva vinto il concorso internazionale. 10 anni fa. E, diciamo, questo progetto dovrà essere modificato, attualizzato. E poi tecnicamente che cosa succederà quando il Consiglio dei Ministri sbloccherà il finanziamento? Cioè che cosa avviene adesso? L'assessore sulla seconda parte della domanda, poi la parte sulla parte tecnica. No, semplicemente quando il Consiglio dei Ministri libererà, noi scriveremo le somme in bilancio, faremo una variazione subito in bilancio e scriveremo sul piano triennale delle opere pubbliche, e da qui riavvieremo la procedura con i progettisti, che comunque hanno un incarico, hanno un rapporto ancora in essere con la pubblica amministrazione contrattuale, che appunto prevederà poi le eventuali modifiche tecniche che serviranno, ma questo non lo stabilirò io naturalmente, ma il dirigente insieme ai tecnici. Sì, dal punto di vista tecnico sì, non sono necessarie grandi trasformazioni per tutto ciò che riguarda l'aspetto funzionale, ma ci sarà da fare un adeguamento alle intercorse normative, in particolare quella sismica, e con nostro grande piacere si dovrà forse implementare l'aspetto del progetto legato alla sostenibilità. Nel corso di questi ultimi 10, se non 14 anni effettivamente, e finalmente la sostenibilità diciamo, ha
assunto un ruolo che negli anni precedenti gli era forse negato, e quindi faremo uno sforzo ulteriore per rendere questo progetto un'occasione di orgoglio anche dal punto di vista della sostenibilità in generale. Grazie, naturalmente dico per i colleghi, questi argomenti saranno anche oggetto di trattazione di questo tavolo, quindi mercoledì ci saranno degli aggiornamenti certamente in questo senso e si sarà anche più profondi. C'era Mario Vedere, agenzia Dire. Sull'attualizzazione del progetto volevo sapere se l'ipotesi, l'idea del nuovo clima regolatore del porto, che è stato discusso tempo fa, si incrocia anche con la realizzazione del Museo del Mare. Sì, nel senso che è stato già inserito all'interno del protocollo d'intesa che l'amministrazione ha siglato con l'autorità di sistema portuale dello stretto, col presidente Mega, quindi è pienamente inserito e integrato, ne discutevamo a seguito dell'assessore Cano, anche all'interno della programmazione dello sviluppo del porto. Posso aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere, no, è chiaro che gli attori protagonisti di un progetto di tale portata sono tanti, anche come enti territoriali, qui c'è l'autorità portuale, ci sarebbe Mani, ci saranno tutti. Appunto il workshop nasce anche da questa idea barra esigenza di cominciare a capire e a mettere in campo tutti gli aspetti per evitare di trovarci poi in difficoltà su alcune interlocuzioni che necessariamente dovranno essere avviate. Rispetto a 10 anni fa è fondamentale quello che ha appena detto il sindaco. 10 anni fa ci trovavamo un po' in una terra di nessuno, adesso siamo in presenza di un accordo già con l'autorità portuale, che poi è il maggior gestore di quelle che sono tutte le aree limitrofe, e che questo ci permette anche di guardare oltre, cioè il museo può diventare, qualora sarà realizzato e sicuramente diventerà nella fase progettuale, un po' il catalizzatore della sistemazione di tutto quello che adesso c'è nelle aree portuali, compreso il rione Candeloro, che è un altro dei punti attenzionati nell'ambito del programma di queste 3 giornate, che non può essere più, come dire, escluso dall'intervento, in quanto in questo momento si pone veramente come una cerniera e sarà dissonante tra il waterfront realizzato e il museo che andremo a realizzare. Quindi, tornando al discorso dell'interlocuzione con i vari enti e con i vari soggetti, sarà fondamentale per la riuscita del progetto. Naturalmente anche questo lavoro è in perfetta continuità secondo quello che è stato fatto sul piano strutturale comunale, ci sono tutta una serie di strumenti che si intrecciano. C'è la Palamara? Sì, diamo un po' di numeri anche per capirci. Allora, l'investimento, se li avete chiaramente, a quanto ammonta, l'arco temporale di realizzazione, quante persone ci lavorerebbero durante la costruzione e quanti lavoreranno poi una volta finito. Se avete un master plan o comunque sia un progetto, delle indicazioni comunque anche rispetto al vecchio progetto ci saranno. Allora, l'intervento al momento è finanziato per 53.143.000, era il finanziamento che ci portavamo dietro dal quadro economico del progetto del 2012. Sappiamo tutti che non saranno sufficienti, che dovrà essere implementato, e quindi è un punto di partenza al quale l'amministrazione si è aggrappata per ottenere il finanziamento e l'emissione del progetto nel piano strategico delle 14 opere italiane. Quindi si parte da 53 milioni certi e questo numero sappiamo che non sarà sufficiente, lo sappiamo già da ora. Per quanto riguarda i tempi di attuazione del lavoro, è chiaro che oggi fare previsioni in Italia sui tempi dei lavori pubblici . Quanto riguarda invece il discorso relativo agli aspetti occupazionali, credo che verrà fuori da una fase successiva, che poi è un altro degli argomenti di discussione, è quello di cominciare a immaginare un business plan del progetto, di quello che verrà dopo, quindi magari qualche altro numero ve lo potremo dare mercoledì. C'è già una previsione di minimo per l'assunzione?
un'organizzazione di circa 35 persone per il funzionamento, diciamo, essenziale della struttura. Sì. Che però chiaramente dipende poi dopo dall'ambizione e da quello che si vorrà fare, diciamo, per la cultura del treno e del modo in cui questo progetto avrà ricaduta su tutto quello che sarà al contorno. Chiaramente abbiamo parlato adesso di inserire il progetto nell'ambito della riqualificazione del porto, chiaramente non ci può essere un'occasione migliore per quanto riguarda le possibilità di sviluppo, le possibilità commerciali, le possibilità di nascita di nuove attività e tutto quello che ne viene di conseguenza. Chiedo scusa, è stato detto il numero 35 architetti innocenti, immagino che si riferisse a, diciamo, l'opera poi in esercizio, non al cantiere, chiaramente, perché qualche mille anni giustamente di 35, a meno che c'era Lax che voleva fare una domanda. Sì, no, voi sapete benissimo che toccate un punto importante quando si parla del Museo dello Strumento Musicale. Noi abbiamo all'interno di Agenda Urbana, che segue il consigliere Romeo, le risorse per la riqualificazione. Anche su questo bisognerà capire se sono sufficienti, perché già esiste un progetto preliminare per la sua riqualificazione, però due cose: non rimarrà in quel modo, verrà riqualificato e vogliamo che si inserisca pienamente all'interno del contesto di rigenerazione urbana di quell'area. Consentitemi di aggiungere un'ultima cosa: questa 3 giorni è anche l'occasione per allargare gli orizzonti, nel senso che la realizzazione del Museo del Mare è un tassello di una programmazione, di una progettazione più ampia. È sicuramente il tassello principale, è la perla, è la punta di diamante, ma in questi 3 giorni noi discuteremo anche di altro. Discuteremo della rigenerazione del quartiere Candeloro, rispetto alla quale abbiamo già presentato, abbiamo partecipato a un bando finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e anche in questo caso la nostra proposta è stata ritenuta idonea da parte del Ministero, quindi anche su questo siamo in attesa di conoscere i tempi del finanziamento. Abbiamo inserito nella discussione anche il centro polifunzionale, che in qualche modo è il progetto gemello, forse possiamo definirlo così, non sono un tecnico, ma più o meno è l'altra idea proposta nel master plan originario di Zaadid nella zona della villa comunale, parte ovviamente Tempietto, parte Lungomare, per la realizzazione di un centro polifunzionale. Però nell'idea di dare una continuità al nostro lungomare anche nella zona sud, ovviamente con il completamento del parco lineare sud, noi vogliamo discutere anche di quella che è la riqualificazione dell'area dell'ex deposito delle ferrovie. Quella, nella nostra visione, deve essere un punto di ricongiungimento tra la zona interna della zona sud, quindi il quartiere Gebbione Stadio, e il collegamento diretto con il parco lineare sud e quindi con l'accesso al mare, andando a riqualificare uno spazio che oggi è un ex deposito delle ferrovie e quindi è inutilizzato. Queste sono le ulteriori discussioni che verranno fatte in questi 3 giorni, anche con il contributo di altri studi architettonici, penso al contributo che ci darà lo studio Rina su questo, insomma, quindi una discussione più ampia che vuole allargare anche gli orizzonti e uscire l'architetto femminile, insomma, ci confronteremo anche con uno sguardo e un punto di vista più ampio rispetto a quelli che sono i confini strettamente locali. Grazie, ci sono altre domande? Naso di nuovo? Infatti dicevo questo, è stato ritenuto idoneo, nel senso che è coerente con quello che erano le linee guida proposte dal Ministero.
è il primo di quelli ad oggi non finanziati, però già il fatto che sia ritenuto idoneo per noi è una grande notizia, perché significa che intanto che comunque rientra in un circuito di coerenza rispetto agli obiettivi del Ministero e quindi del Governo, che al primo finanziamento utile poi potrà beneficiare. E sappiamo bene quanto anche rispetto al Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza questi progetti vadano esattamente in questa direzione, quindi per noi l'importante era starci dentro. Poi che il finanziamento arrivi in un momento successivo non è un problema, anzi ci consente di lavorare e programmare bene anche le attività e concentrarci in questa fase sul Museo del Mare. Bene, grazie. Finisce qui la conferenza stampa. Allora, una domanda. Su una cosa breve, sì, perché poi c'è da iniziare il tavolo. Sì, no, volevo sapere, visto che il museo si chiamerà Museo del Mare, che già è una denominazione piuttosto generica, e che si presenta come una, per il momento, come un'opera nata per realizzare una bellissima, benedistica struttura su una città del Mediterraneo, lungo la spiaggia di una città del Mediterraneo. Cosa si pensa di fare per collegarlo identitariamente, visto e considerato che questo museo sorge non in un punto qualsiasi del Mediterraneo, ma in un punto che dal punto di vista biologico e naturalistico è assolutamente unico, e che quindi bisogna pensare non soltanto a questo aspetto multiculturale, ma indirizzarlo verso una esposizione che sia identitaria rispetto al territorio occupato, cioè non andare verso il museo di Genova con l'acquario con il pinguino, ma con ciò che è la natura del nostro territorio, che secondo me non è ancora emerso e che invece va puntualizzato. Ok, chiedo, grazie, non era previsto, naturalmente si tratta di una conferenza stampa, quindi non è possibile allargare, però poi ci saranno naturalmente i momenti, assolutamente, i momenti per condividere anche questi aspetti, ma saranno un oggetto del tavolo. Non so chi vuole rispondere a questa domanda, se vuole. Benissimo, allora questo, ripeto, sarà il centro delle culture del Mediterraneo, si ancorerà al territorio attraverso la disposizione permanente che ospiterà una collezione legata alla storia della città di Reggio. Abbiamo pensato per esempio come possibile tema culturale quello dei miti, e in particolare la figura di Ulisse, che potrebbe accogliere i visitatori e fare da guida e mostrargli tutti gli aspetti legati al territorio, la città di Reggio Calabria, fondata da Apollo, Scilla e Caribdi, le isole Eolie, e questo è un aspetto culturale rispetto all'esposizione permanente. Poi la struttura dell'acquario e la struttura delle esposizioni temporanee ospiteranno una serie di opportunità per promuovere l'idea del mare, del rispetto del mare, di una concezione sostenibile della pesca, di un futuro sostenibile per lo sfruttamento del mare, e quindi si inseriranno all'interno di un network culturale che avrà come primo obiettivo quello di promuovere l'idea del mare Mediterraneo e l'unicità del mare dello Stretto, che è il tesoro forse più ricco a cui possiamo accedere. Grazie, grazie a tutti. Allora adesso possiamo dare inizio alla parte tecnica, quindi pregherei i non addetti ai lavori. Finisce qui la conferenza stampa, buona giornata. Lasciare